il secondo decennale, quindi 20 anni di un'associazione culturale, Centro Artisti Salernitani, è un evento da festeggiare oggi come più che mai, perché è un'associazione questa ormai accreditata non solo nel nostro territorio, nella nostra città, ma in campo nazionale e internazionale. Quindi un grande complimento ad Elena Ostrica, splendida e ottima presidente del Centro Artisti Salernitani, attivissima, ma anche ovviamente a tutti i soci che danno veramente, come dire, anche una grande opportunità a tanti giovani talenti che grazie all'appoggio e al sostegno del Centro Artisti Salernitani possono esprimere le loro capacità e guardare il futuro veramente con più Centro ottimismo. Artisti Salernitani. Sì, il centro ha una vita lunga, abbiamo già festeggiato 10 anni fa il decennale con un altro libro che contiene tutte le notizie, gli eventi, le attività culturali effettuate in questi anni, e ora abbiamo ripetuto la cosa per gli altri 10 anni, quindi fino al 2013. E certamente è un centro che ha dato vita culturale alla città e una cifra notevole, perché gli artisti, i letterati, i poeti, gli scrittori sono certamente la crema ideologica di un'identità culturale che è della città ed è importante. Chi ha collaborato a questa iniziativa? Alcuni nomi tra i più importanti? No, noi del direttivo. Io faccio parte del direttivo, sono la presidente del direttivo letterario, la preside Antonella Sparano Ristori, e poi c'è la presidente Elena Ostrica Pittrice, poi c'è il professore d'Episcopo che è il nostro presidente onorario ed altri di tutta l'equipe del direttivo. Questa mattina la presentazione di un libro. Sì, è il nostro ventennale, anche se io sono la direttrice artistica da alcuni anni, sono entrata in questa associazione perché molte mie amiche o poetesse o pittrici me ne avevano parlato così bene, quindi sono entrata a fare parte da 6-7 anni e da qualche anno sono anche la direttrice artistica. Questo centro accoglie un po' tutti e devo dire la verità, ci si sta veramente bene, ci incontriamo spesso, quasi ogni settimana, poi abbiamo molte attività e quest'anno hanno voluto celebrare il 20° anno di attività con un libro che poi vi sarà mostrato e che dire, ci troviamo bene, lavoriamo, facciamo mostre, abbiamo l'opportunità di conoscere altre persone, quindi di avere anche degli scambi interculturali. Vorrei presentare il libro del secondo decennale del Centro Artisti Salernitani. E un ringraziamento al vice sindaco, alla dottoressa Eva Vossa, che ha voluto questo incontro, e quindi allo staff del comune. Allora, il libro racconta un po' la storia del nostro centro, nato appunto nel 1993, e festeggiamo il primo decennale nel 2003. Adesso invece abbiamo raccolto gli eventi più importanti che dal 2003 fino al 2013, quindi secondo decennale. Sono 20 anni che io presiedo questa manifestazione e questa associazione. Sono molto contenta di aver svolto la mia mansione con tanto impegno, con tanto entusiasmo, e mi auguro di portare avanti ancora con lo stesso entusiasmo questa iniziativa di questa associazione. È un'associazione che si interessa di tutte le forme d'arte, dalla letteratura alla narrativa, alla presentazione di libri, mostre di arti varie e quindi incontri con autori. Questa volta abbiamo anche una delegazione bulgara con la quale abbiamo fatto il gemellaggio già da 3 anni e quindi stiamo portando avanti questa iniziativa confrontandoci anche sul piano della cultura con altre, le autorità che hanno scritto per noi alcune loro testimonianze. Di questo diciamo siamo molto grati a tutti.
anche le televisioni che ci stanno vicino, perché credo che 20 anni di un'associazione che ha portato avanti con molto impegno, con molta serietà, delle attività, collaborando appunto con la provincia, con il comune, e anche abbiamo avuto riconoscimenti dalla regione e abbiamo la medaglia del Presidente della Repubblica e del Senato, che da 15 anni ci hanno stimato e ci hanno appunto confortato con il loro contributo morale, chiaramente. E questo voglio dire che è un'iniziativa molto bella e ci auguriamo appunto che abbia un seguito e che ci sia sempre questa forte collaborazione tra i nostri soci e tra i miei collaboratori del Consiglio di Presidenza, dei direttivi.